Quello che si vede è un grossissimo, grossissimo movimento laterale partito nel 2023, dove è davvero difficile trovare delle tendenze per i trader, per i day trader, per i trader che lavorano con grafici giornalieri. Diverso è forse per i grafici orari o per grafici con time frame diversi. Per i trader che lavorano con grafici giornalieri non resta altro che giocarsi la parte alta e la parte bassa di questo range, ma qual è questo range? E intanto è vero che esiste questo range? Lo chiediamo a Saverio Berlinzani. Buonasera a te, Saverio. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti voi. Allora, è vero secondo te che sull'euro-dollaro si vede un grande trading range, tranne un paio di sbavature? Ma allora, beh, è vero che si è abbassata la volatilità, questo è chiaro. Ci sono molteplici le ragioni del calo della volatilità, credo che siano le ragioni macro. Innanzitutto abbiamo un mercato azionario che continua a far registrare nuovi massimi, anche se sta perdendo un po' momentum. E questa euforia deriva dal fatto che i dati americani sono comunque evidentemente resilienti e dall'altra parte però la decisione è sempre della Fed di fare tre tagli nel 2024. Questo ha reso i mercati totalmente euforici, in risconi, in appetito al rischio. In appetito al rischio tu sai bene che dopo che è cambiato il paradigma bad news are good news perché il focus era l'inflazione, ora l'inflazione non è più il focus come è stato per 3 anni. Adesso stanno tornando in auge i dati macro e da questo punto di vista l'America va meglio dell'Europa ed è la ragione per la quale nell'ultimo periodo, dopo un tentativo del giorno mercoledì della Fed in cui siamo arrivati a 1,0940, il mercato ha riproposto il dollaro non più acquistato come valuta rifugio, cioè come asset ultimo di safe haven, ma come valuta da investimento perché rende di più. Quindi l'euro-dollaro è sceso e siamo arrivati sui punti chiave. Dire o non dire che siamo in trend o range in questo momento è abbastanza complesso, perché siamo fondamentalmente all'interno di movimenti laterali, è vero, ma potrebbero diventare un movimento di trend se non venissero violati determinati livelli. Se tu vai a vedere, certamente c'è un triangolo in atto che parte dal 19 luglio 2023, che congiunge i massimi, e invece un livello che parte dal 4 ottobre 2023 che congiunge i minimi, ed è un triangolo che si sta chiudendo. Prima o poi questo triangolo viene rotto e si parte da una parte o dall'altra. Io credo che la tendenza dell'Europa sia quella di avere una moneta leggermente più debole del dollaro, per il semplice fatto che l'Europa altrimenti va in difficoltà. Le divergenze si acuiscono, soprattutto a livello di tassi e di spread, e quindi l'euro secondo me è debole e fa comodo a tutti. Questa è la ragione per la quale l'euro non ce l'ha fatta in questo periodo di grande euforia in cui il dollaro veniva venduto, non ce l'ha fatta a rompere determinate resistenze. E se rompiamo i supporti per me posizionati tra 1,08 adesso e 1,0730, i target sono 1,04 e mezzo. Quindi io non vedo una fase laterale, ma con una certa. Il problema è che non c'è interesse, Giuseppe. C'è bassa volatilità perché il mercato è stretto all'interno di una morsa che è legata alle dichiarazioni dei banchieri centrali, le politiche monetarie che sono ormai tutte uguali, tranne la SNB che ha cambiato un po' il paradigma. E quindi la situazione è abbastanza complessa da un punto di vista della volatilità. Non ce n'è e si lavora in 30 pips al giorno, non di più. Queste sono le oscillazioni massimo minime delle ultime settimane. Ecco, però tu un'affermazione pesante l'hai fatta e un piatto ricco sul quale tuffarci ce l'hai regalato, e cioè questo triangolo, più che triangolo, un cuneo che si va a stringere congiungendo quelli che sono i massimi e i minimi degli ultimi di lungo periodo, e l'analisi tecnica dice che il triangolo può rompere non solo alla fine del triangolo, del cuneo, ma nell'ultimo terzo del triangolo. Mi sembra che hai anche detto che di fronte a questo scenario prevedi più che altro un rafforzamento del dollaro americano. Sì, per il momento è così. Allora, tieni presente che se tanto mi dà tanto, i dati americani quest'anno a livello di PIL, di aggregati macro, che sono quelli che adesso contano, dovrebbero uscire decisamente migliori rispetto a quelli europei e soprattutto inglesi. Ed è la ragione per la quale sterlina dollaro ed euro dollaro in questo periodo stanno facendo fatica, perché dimostrano, nonostante provino a tenere i supporti, e questo è vero, dimostrano comunque che l'economia del vecchio continente è legata probabilmente a questioni esogene come la guerra russo-ucraina, le tensioni medio orientali. È chiaro che la Germania fa fatica a venirne fuori. La Germania è la locomotiva d'Europa, lo sappiamo tutti, e se non riesce lei
ripartire in maniera solida, con basi solide, nonostante gli ultimi dati sull'IFO siano abbastanza incoraggianti per una ripresa, però per il momento è ancora asfittica e non la vediamo così, è così chiara e così lampante. Ecco, una compressione, abbiamo detto che a questo punto questo triangolo tenderà a comprimere ancora di più la volatilità? Assolutamente sì, poi arriveremo a un punto in cui le banche centrali si divaricheranno nelle proprie decisioni. Io credo che la Banca Centrale Europea dovrebbe avere un atto di coraggio e tagliare i tassi prima della Fed. È una parola, l'hai detto. Il problema è che la Banca Centrale Europea è legata purtroppo, nonostante anche la Germania vada male, è legata secondo me a una volontà di seguire per mancanza, secondo me, di personalità proprio nei vertici, manca proprio un qualche cosa. Il carisma di Draghi manca, è indubbio. Io credo che Draghi oggi avrebbe già probabilmente tagliato il costo del denaro e avrebbe dato fiato a delle economie che sono veramente in difficoltà. Io mi meraviglio di un fatto che l'euro sia ancora... I mercati sui nazionali sui massimi, quale economia in difficoltà? Sai, i mercati azionari sui massimi sono una cosa, l'economia reale è un'altra. E se tu vai a vedere l'economia reale... È lì che si dimostra il coraggio, dici. Certo, è questo, proprio in questo caso... Bisognerebbe capire che se no la perché discesa... dice a tagliare i tassi con i mercati in discesa sono tutti bravi. È evidente ed è quello che probabilmente succederà negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno avuto più coraggio. Jerome Powell ha comunque tenuto duro in certi momenti in cui veniva criticato e secondo me ha avuto come dire gli attributi. Dall'altra parte la Guard mi sembra che vada un po' di conserva e segua decisamente quello che farà la Fed, e fino a che non farà qualcosa la Fed, non farà qualcosa neanche la BCE. Va bene. Ma la condizione economica è molto diversa. Questo okay. Senti, su euro, il trend non c'è su euro-dollaro, e questo abbiamo concordato. E ci sarebbe il famoso dollaro-yen, no? Sì, allora, il trend è chiaramente lì. E qui c'è una contraddizione in atto pazzesca da parte della BOJ. Per la prima volta dopo tanti anni mi trovo a criticare la BOJ, non l'ho mai fatto perché credo che sia sempre intervenuta nei momenti giusti. Kuroda era un governatore che aveva un senso del mercato valutario, Ueda mi sembra che non ce l'abbia. Da un certo punto di vista ho visto che ha fatto un accordo con le grandi aziende per un aumento dei salari del 5,8% su base annua, e ha dichiarato poi successivamente che ha paura che questo aumento dei salari si rifletta poi anche sulle piccole e medie aziende e questo importi poi un aumento e causi poi un aumento dell'inflazione significativo, e di questo ha paura. Dall'altra parte non mi chiedo perché non abbia paura di un yen che sta crollando e che importa inflazione anche lui. Quindi da un lato ha paura dell'inflazione derivante da salari più alti, dall'altro non ha paura di un'inflazione importata, visto che il Giappone è netto importatore di materie prime, negli ultimi anni le materie prime sono state quelle che sono salite di più e che hanno causato anche il deficit di bilancia commerciale giapponese, che non c'era mai stato. Se tu ricordi, il Giappone era un paese che faceva dumping e fino al 2010 la bilancia commerciale era ampiamente positiva. Poi dopo l'aumento dei prezzi delle materie prime, molto probabilmente anche la concorrenza della Cina, hanno secondo me causato dei problemi al Giappone a livello di salari, e adesso i salari stanno crescendo, però l'inflazione è quella che è salita al 2,8 in un mese, dal 2,2 a marzo, quindi attenzione perché questo potrebbe essere un cambio che se venissero 852 in una condizione di benign neglect, cioè di disinteresse da parte della BOJ, potrebbe anche andare ai livelli del marzo del 90, che si trovano a 161 yen per dollaro, quindi 10 figure dai livelli attuali. Cioè la rottura di 1,52 potrebbe... 100, di 152? Scusa, 152... Tu vai a vedere nel medio-lungo periodo 152 che cosa rappresenta in passato, è un punto significativo sicuramente. Al di sopra però, se tu vai a vedere quando fu toccato questo livello, devi tornare indietro nel 1990, quando ad aprile il mercato fece registrare 161,80 di massimo. Quindi se tu vai a vedere nel 1990... Hai dato un target mostruoso, qualcosa di più vicino? Non c'è niente di più vicino, se vai a vedere. Cioè,
target tipo di 5 principali. punti, dai 146 a 151. Guarda, se tu guardi proprio Sono indietro nella 5 storia, punti, 156, 157. sopra 152, non c'è molto. Cioè, guarda, io adesso qui lo sto guardando proprio precisamente. Al di sopra di 152 c'è un livello a 153, ma sopra di questo il primo target è il massimo che registrò il 16 aprile del 90 a 160,35. Senti, lo stop loss dove va messo eventualmente? Ma un paio di figure. Io credo che però la Banca Centrale non penso che lascerà andare il dollaro yen. 150? Sì, assolutamente. Se si prova a entrare a 152-153, sai, potrebbe fare quelle classiche false rotture. Ha fatto un doppio massimo. Questo è il terzo tentativo che fa. È chiaro che se lo fallisce prima o poi si scende anche, ma in assenza di dichiarazioni io non mi aspetto niente. La BOJ mi sembra assolutamente inerme in questo momento nei confronti del tasso di cambio e si è Calcola però preoccupata che per la. quando è sceso dollaro yen, io ho visto tanti trader aprire posizioni short. Io spero che questi non si, so chi si sono chiusi, perché sennò sono Guarda, questi qua che li guarda che buttano c'è tutta molta, sul fuoco. la maggior parte dei retail sono assolutamente short dollar yen, pagano una cifra spaventosa di swap perché costa 500 pips all'anno, per cui se tu vendi oggi a 152 dollar yen, a fine anno vale il tuo break even a 147. Quindi c'è poco da fare. Dollaro yen, finché la banca centrale non deciderà veramente di alzare i tassi, non la manovra specchietto per le allodole che ha fatto, cioè sostanzialmente dice alzo i tassi e poi li ha lasciati tra meno 1 e 0%, cioè che senso ha? Se li porti su, li devi portare su a più 1, più 1,5%. Quello è un messaggio, quello è un segnale importante, ma probabilmente la BOJ in questo momento non ha interesse, interverrà molto magari più in alto. Tieni presente che 10 figure sul dollaro yen sono 5,5%, non è tutta questa, è come dire 1,051 euro dollaro, non è tutta questo movimento percentuale, non so se riesco a spiegarmi. Sì. Ma è abbastanza ridotto, 10 figure non è poi così tanto. Quindi potremmo anche andare a vedere quei livelli, io non li escludo. Senti, invece sul dollaro franco sta partendo qualche cosa pure, o Allora, guarda, sul dollaro franco fammi vedere che mi apro il grafico perché ce l'ho da un'altra parte e lo apriamo immediatamente. Sul dollaro franco c'è il tentativo da parte della sì, S&P col c'è. taglio dei tassi di riportarlo su dei livelli un po' più, come dire, vicini alla parità dei poteri di acquisto. Io credo che sia necessario riportarlo almeno verso 0,95 figura, 0,95,1. Io voglio dire, in questo momento forse c'è la possibilità per il franco di indebolirlo, ma lì deve essere la banca centrale che dia un colpo di reni e provi a spingere il prezzo ora che è accompagnato, ora che ha voglia di salire e non solamente quando gli va contro. È proprio quando il dollaro sale che la banca centrale dovrebbe spingerlo spendendo anche meno soldi perché andrebbe nel flow, nel trend. E quindi entrerebbe spingendo il Quindi mercato. dollaro franco al rialzo non te lo giochi. Guarda, no, secondo me si può entrare, però bisogna entrare mettendo degli stop perché tutte le volte che sale, Beh, poi chiaro. dopo, io credo che lo stop se si entra in area 89, adesso vale 89,90, in area 89 uno stop a 87,5, 150 punti e target a 0,92,40, che è il massimo che ha realizzato il 3, dunque, il 3 ottobre del 2023, quindi l'anno scorso. Neanche tanto lontano, abbiamo visto anche Il tutto 0,92,40. nonostante la banca, la BNS è stata la prima a invertire la rotta dei tassi. È proprio per quello che il delta tasso, è chiaro che ha fatto solo uno 0,25. Il delta tasso Quindi se la io svolta monto il sarebbe dollaro. credibile secondo te? Al Adesso contrario è della mossa credibile, fatta da adesso DOJ? se vuole veramente svalutare il tasso di cambio deve cercare perdere molto di più, deve tagliare i tassi dell'1% secco, altrimenti non se ne viene fuori. Va bene, grazie per essere stato con noi, Saverio. Grazie, arrivederci a voi.